Agnese da Carrara, vai Agnese. Buonasera, ciao Agnese, dimmi cara. Ciao. Allora, io ti ascolto ormai da un po' di anni, però mi sono decisa a chiamare solo questa sera e unicamente per esprimere il mio amore verso Parenzo. Io veramente sono follemente innamorata di lui, nel senso che è una persona che stimo. Sì, un sacco. Buonasera, sì. Ma sei innamorata in che senso? Cioè proprio ti sei imbaghita? Ma no, dice da un punto di vista così. Nel senso che, vabbè, ripeto, lo stimo come persona. Poi mi trovo praticamente quasi sempre d'accordo con lui. Ma siamo in tanti, lo so. Politiche, sociali, grazie, eccetera. Grazie. Ma tu dici sei innamorata, ma hai un imbaghimento? Sì, nel senso che mi attrae da un punto di vista intellettuale, insomma. Grazie, bene. Vedi che siamo in tanti, ragazzi. Ma non abbiate paura. Come diceva il Papa, non abbiate paura. Calma, Agnese. Voglio capire una cosa, questo tuo imbaghimento è un imbaghimento intellettuale oppure ti faresti una storia? Aspetta, lasciala parlare. Ti faresti una storia oppure no? No, ma dimmelo sinceramente. Quanti anni ha la signora? 24. Un po' giovane lei, cara. Sì, allora, 24 anni è giovane. Beh, insomma, io ne ho 42, poi sono 42, impegnatissimo, ho dei figli. Basta invertire le lettere. No, 24, 42, no, ma lei non parliamo di questo, perché parliamo di contenuti, che è interessante. Non sarebbe un problema, ecco, da questo punto di vista per me, nel senso. Non sarebbe un problema farti la con un 42enne. Io sono fidanzata. Questo non conta, ma rimaniamo, invece lottiamo per le nostre idee, sentiamoci uniti. Ma che cosa ti attrae di Parenzo? Cioè, lo consideri affascinante come uomo, affascinante, appetibile, diciamo, anche sessualmente appetibile? C'ha buon gusto la signorina, ma sono in tante, ma lo capisco. Aspetta, cioè, non è una novità per me, vedi? Allora, per fare un esempio. Sì, facciamo un esempio. Allora, io faccio un lavoro che mi costringe, tra virgolette, costringe no, perché poi mi piace, comunque di stare al computer tante ore al giorno, anche 9-10 ore. Dunque? E io in sottofondo mi metto Parenzo, cioè le interviste a Parenzo. Proprio non solo Parenzo la Zanzara, proprio le interviste di Parenzo. Il Parenzo pensiero, il Parenzo pensiero, eccetera. Beh, interessante. E ti eccita questa cosa sessualmente? Ti eccita o no? Ma no, ma chi è? No, una domanda. Figurati, ti eccita questa cosa sessualmente o no? Ma figurati, è fidanzata. No, ma che, però, che c'entra? Però? Non, cioè, questa cosa ora non è mai successa, posso dire. Nella però, tua vita non ti è mai successo. Mi piacerebbe prendere, magari, cioè, incontrarlo, quello sì, un giorno sì. Magari alla presentazione del suo libro, poi. Questo senz'altro. Un caffè, lei lo avrà in omaggio, cara, lo avrà in omaggio sicuramente. Senti la musichetta di sottofondo. Per diffondere il verbo europeista. Agnese, ma non hai risposto però una domanda molto precisa. Ma c'è mettere in imbarazzo. La musica di sottofondo di questo. Stiamo ai contenuti. No, una ragazza di 24 anni giù un che lavora, allora, Agnese, di buona famiglia eccetera, che... Agnese, voglio capire una cosa. Questo sentire Parenzo quando tu lo senti nelle sue interviste, una cosa di un masochismo pazzesco, non si capisce come tu possa fare. Vabbè, ma ho capito, ognuno ha i suoi gusti anche più perversi. Però vuol dire, ti provoca una certa eccitazione di fondo? Cioè, quest'uomo, le vite sono diverse, per carità, lui c'ha i figli, tu sei fidanzata, tutto quello, vite diverse, si potrebbero, c'è sogno ogni tanto l'incontro. C'è l'incontro anche casuale, la sorpresa, dite che l'incontro casuale è una cosa, ma tipo, magari allora, in un vicolo, che ne so, in un portone. Ma quale portone? No, vicolo. Magari quando sono in stazione e non so, magari dico, boh, magari adesso, che ne so, mi giro e lo vedo. Così. Lo vedi e che faresti? Che faresti? Niente, sì, mi saluta, mi dice, ci salutiamo. Lo baceresti, per esempio, Agnese? No, nel senso, non mi permetterei di fare questa cosa. No, ma cosa, tu lo baceresti in bocca, cioè, gli daresti un bel bacio di quelli più appassionati. Ma non ci vedremo più. Cosa gliene frega agli ascoltatori della radio, della Confindustria, cosa prova Agnese? Fammi parlare con Agnese, l'ho trovata, una innamorata di Parenzo, l'ho trovata finalmente! E poi è manna per queste robe qua. E devo dire che anche il mio ragazzo, ora, non dico che sia innamorato, ragazzo, appunto, ovviamente, pure lui. Però comunque, no, innamorato magari come me no, però comunque anche lui è un grande estimatore, insomma. Ma lo sa di questa tua passione, lo sa. Adesso ti do del tuo, Agnese, e questa è una cosa seria che dico. Io ad esempio non potrei mai fidanzarmi, adesso poi sai che si arrabbieranno tutti. Con una leghista, ad esempio. Ma non con una è vero, che la... ma non dire te lo giuro. Davvero, non potrei. Cioè, c'è una condivisione delle idee, del modo di pensare. Che non mi ha. No, certo. Concordo. Pure lei. Ma siete fatti l'uno per l'altro. No. Anche ma tu non ti fidanzeresti mai con un leghista, Agnese. Ma anche con un nazista, un fascista, uno di Forza Nuova. Fermi tutti, Agnese. Tu non staresti mai con un leghista. Assolutamente.
assolutamente no. Ma voi siete, ma come fai? Siete fascisti? Ma tutte come fai? Siete fascisti? No, è la condivisione. Siete, è la condivisione di un progetto, di un modo di educare i figli, di un'idea progetto, comune. Ma che siete? Ma ritornate allora, dai, in senso lato, in senso lato. Ognuno si prende le proprie, le persone simili, poi a sentire le telefonate. Viviamo tutti separati, e viviamo tutti separati, dai. Ma che c'è? Però prendi persone che hanno una vergogna, che ragionano in modo similare, poi non come te, perché è ovvio, sennò ti annoi. No, le discussioni ci stanno, ovviamente. Ma però potresti mai stare con uno che dice: siete fatti, siete fatti, siete fatti l'uno per l'altra. Questo è il punto: siete fatti l'uno per l'altro. E che cazzo ci sta a fare? Il tuo fidanzato che fa nella vita? Lui cosa fa? Lui è un fa praticamente, da un lato, il mio stesso lavoro, perché fa il fumettista. Amica mia, ma è... qui c'è uno col vento in poppa, giornalista, affermato, la 7, eccetera, mollalo, mollalo, vai sotto casa sua, costringe, no. Come sei? Sei una bella ragazza, perché lì insomma la competizione è forte, la signora Zevi, insomma. Vabbè, ma sono interessati a nessuno, vabbè, dai. Chiaramente lei è una bellissima donna. Non interessa a nessuno. Agnese, come sei tu? Torniamo, come sei? Ai contenuti. Magra, allora, magra, come sei? Il magra? Modello riace. Sei magra, cioè sei appetibile come donna, sei una donna appetibile, bella, carina. Ragazzi, inutile girarci intorno. Sì, carina. Sì, carina. Puoi competere con le donne. Ma lasciala che... tranquilla, lasciala stare. Che fidanzata, bello. Mi sono emozionato davanti a questa cosa. Io mi sto emozionando. Vedi davvero? Che si sta emozionando, David, si sta emozionando. È innamorata di te, pazza, questa non vede l'ora. Dai un cenno. Dai un cenno, molla l'amo! Dillo, prima o poi ci incontreremo, dillo. Ma no, prima ma o poi ci vedremo. La presentazione, no, del libro sicuramente. Sicuramente. Ma sicuramente quello faremo una roba. Ma, una roba, ma grandiosa, dillo, prima faremo, o poi ci incontreremo. Faremo una roba grandiosa con Giuliano Ferrara, una roba, vabbè, importante, cagare, faremo. Ciao, certo. Ciao Agnese, ti abbraccio. Ciao, 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 ciao a tutti, grazie. Saluti, ciao, cara, ciao. Saluti. Ciao, ciao, ciao.